Misure anti-Covid tra divieti rispettati e regole infrante. Dopo le festività pasquali continuano i controlli della Polizia di Stato ad Avellino in provincia. Questa mattina, approfittando dei nuovi posti di blocco predisposti in Piazza Libertà e in altre zone del capoluogo, alcuni agenti della Questura davanti a Palazzo Caracciolo hanno offerto una dimostrazione dell'efficacia operativa di un drone in volo di ultima generazione della Direzione Centrale Anticrimine, servizio controllo del territorio diretta da Vincenzo Nicolì. Un mezzo ormai utilizzato stabilmente anche da altre forze dell'ordine, specie in questa fase, in quanto permette verifiche più rapide con una zoomata di un chilometro e la capacità di poter selezionare obiettivi operativi sensibili rinviandone le posizioni alle volanti e alle pattuglie della prevenzione crimine in servizio sul territorio. Intanto la polizia, attraverso il vicequestore Elio Iannuzzi, fornisce anche i dati sui controlli effettuati tra sabato e lunedì in Irpinia, giornate tradizionalmente di spostamenti per pranzi in famiglia e gite fuori porta, opzioni però del tutto cancellate dai dispositivi di prevenzione del contagio da coronavirus, che quindi hanno visto impegnati nel monitoraggio uomini e mezzi della polizia e non solo. In particolare gli agenti hanno controllato quasi 2.000 persone e 1.600 esercizi commerciali, elevando 104 sanzioni, un bilancio tutto sommato contenuto rispetto a molte altre province campane e d'Italia.